oggi benvenuti nel canale YouTube della Brucia Motori. Sapete che giorno è oggi? In qualsiasi momento tu stia vedendo questo video, oggi è il 3 novembre 2020 e alla Brucia Motori è accaduta una cosa che veramente volevamo festeggiare con tutti. È arrivata la nuova Suzuki Atros e anche di fronte a un bolide così che è veramente fotonico volevamo festeggiarlo in maniera idonea. E allora non come le altre macchine, ma scopriremo, ci innamoreremo davvero di questo bolide un pezzettino alla volta. Come? Abbiamo una persona, il nostro capo officina, che si è trasformato in esperto di prodotto, sta studiando, si sta innamorando ogni giorno, in ogni istante di Suzuki Across. E allora quando vuoi, puoi chiamare e prenotare una videochiamata con Sergio alla Perugia Motori. Parallelamente, ogni martedì uscirà un video su questa macchina, ogni martedì di tutto novembre e il primo di dicembre. Così l'8 dicembre ci prepareremo al Natale con un regalo veramente fotonico. Tutti i video che avremo visto insieme li uniremo in uno speciale su Across. Parte 1. Suzuki si affaccia al mondo dell'elettrico. E allora oggi scopriamo come si ricarica Suzuki Across. E allora oggi più che mai inizio a innamorarti di Across alla Perugia Motori. Eccoci qua questa mattina a scoprire la nuova Across. A scoprire la nuova Across perché? Perché in casa Suzuki è arrivata una macchina in grado di percorrere 100 km solamente in elettrico. E grazie a questo dispositivo noi andremo a risparmiare tanti bei soldini, che è la cosa molto molto importante, ma andremo anche a creare un nuovo futuro per i nostri figli. Quindi andremo ad inquinare pochissimo. Pensate che 22 grammi di CO2 e basta fornisce la vettura. Siamo in grado di inquinare praticamente niente. La nuova Cross ci fornisce già una bella dotazione grazie ai cavi che adesso andiamo a vedere nel bagaglio. Ed eccoci qua. Già vediamo una bella dotazione. Cosa significa? Noi la nostra vettura possiamo andarla a ricaricare tranquillamente da casa grazie a questo cavo, come vedete, presa classica tuco, trasformatore di corrente. Quindi noi cosa facciamo? La sera, quando torniamo a casa, naturalmente, dove il prezzo dell'energia è molto più basso, oppure all'occorrenza andiamo a caricare la nostra vettura lasciandola sotto carica più o meno intorno alle 8 ore di tempo per avere il massimo della carica e il massimo dell'efficienza delle batterie. Nello stesso tempo abbiamo anche la possibilità, se non ci troviamo a casa, di avvicinarci alle classiche colonnine di elettricità e andiamo a prendere il secondo cavo sempre in dotazione. Naturalmente qui la carica è molto più rapida perché, come già ben sapete, le colonnine hanno una potenza molto maggiore a differenza di quella di casa, quindi di conseguenza ci impieghiamo solamente 5 ore ad avere il massimo di carica e di efficienza. Un piccolo dato molto importante secondo me: 100 km, se noi lo andiamo a paragonare in euro, solamente 5 euro di energia elettrica, quindi noi andiamo a risparmiare tantissimo, signori. La nuova Cross non è che cammina solamente elettrica, non è che siamo solamente vincolati a questi 100 km, poi dopo come facciamo? No, grazie alla nuova tecnologia sviluppata insieme alla casa Toyota, tanto ormai non è niente di nascosto, riusciamo ad avere un motore a combustione, un 2005 benzina, che entra in funzione solamente in aiuto al motore elettrico quando l'energia delle nostre batterie si scaricano, quando vanno giù un pochino di tono, quindi di conseguenza ci permette di fare anche lunghe percorrenze camminando tranquillamente. Nello stesso tempo la nostra vettura ha anche il dispositivo di 4x4. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la trazione normalissima all'avantreno, di conseguenza abbiamo anche un motore intelligente posizionato qui sotto all'asse delle ruote posteriori e che grazie a questo dispositivo la vettura è in grado di camminare anche 4x4. Ci troviamo in situazioni con fondi scivolosi, andiamo a pigiare la funzione X-Trial, di conseguenza la vettura riesce a venirne fuori senza nessun tipo di problema. Grazie a questa tecnologia Suzuki sta puntando molto in alto, stiamo andando avanti, stiamo andando verso il futuro, verso l'elettrico, e questo è solamente l'inizio. We'll be right back.
da questo bocchettone noi vediamo la classica presa. Naturalmente, come tutte le vetture elettriche, deve essere standard in modo da non creare difficoltà a voi utenti finali. Quindi troverete la classica presa di Comunità Europea, quindi da qualsiasi colonnina in Europa, nel mondo, voi andrete a ricaricare la vostra veicolo, troverete questa presa da non creare difficoltà. Naturalmente troverete le colonnine, quelle già che hanno il cavo, quindi potete utilizzare direttamente quello loro, oppure c'è il vostro in dotazione, così facendo sarà sempre ottimo al 100%, non avrà mai un degrado, basta solamente riporlo e custodirlo con cura nel vano bagagli. Diciamo due numeri così per capire un attimo la potenza e l'efficienza delle nostre batterie. Allora, le nostre batterie sono potenziate, ecco una piccola differenza da quelle della Toyota, ci permettono di fare qualche chilometro in più. Naturalmente questo va a penalizzare leggermente il peso, perché la vettura pesa leggermente più della Toyota RAV4, ma naturalmente questo serve a farci percorrere qualche chilometro in più in elettrico. Quindi noi abbiamo 96 celle a 355 volts, abbiamo 18.1 kWh 51 ampere, quindi è una batteria veramente importante e ci permette, ripeto di nuovo, di percorrere 100 km solamente in elettrico. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, dove andremo più sullo specifico, vi faremo vedere tante cose nuove, come funziona, come non funziona, andiamo su strada insieme e vedremo tutti i dati tecnici che ci sono per quanto riguarda le batterie, il motore elettrico. Siamo qui per accontentarvi. Grazie a tutti, ciao da Sergio.